Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Se mi vedete un po' giù è perché è la seconda volta che registro sto video perché mi è saltato l'audio e non me ne sono accorto, quindi adesso ho messo lo zoom sull'indicatore del volume che lo vedo anche da qui e perlomeno adesso sto registrando, grazie a Dio. Tornando a noi, questo è un video che mi sta particolarmente a cuore perché parliamo di un dispositivo che a me ha sempre fatto gola fin da quando è uscito. Sì, perché già nel lontano 2009-2010, quando vennero presentati i primi tablet, io ci avevo già l'acquolina in bocca. Perché a quei tempi non c'erano i cellulari di oggi, gli schermi erano ancora molto piccoli. Vedere un dispositivo mobile con Android o iOS che sia dentro con uno schermo grosso così da 10 pollici ti apriva un mondo di possibilità rispetto a quelle che magari potevi avere con il tuo cellulare. Il tempo però ci ha mostrato che il mercato dei tablet in realtà non è mai decollato, anzi sta proprio lì lì per. Perché? Perché i cellulari mano a mano sono diventati sempre più grandi, addirittura adesso escono i fold, quelli che si aprono praticamente, che creano uno schermo ancora più grande, che per me attualmente sono ancora una zozzeria, io l'ho visti dal vivo, soprattutto quelli della Samsung. Sarà una figata nel futuro, per carità di Dio. Certo, a meno che non cominciamo a fare gli schermi olografici, che sarebbe ancora più una figata. Però attualmente la tecnologia ancora non è perfetta per quel tipo di display, rimangono tutte ondeggiature. Secondo me è ancora una mezza zozzeria. Tutta questa premessa per dirvi che attualmente sul mercato dei tablet ci sono poche unità e c'è un divario incredibile perché troviamo ciofeche economiche da quattro spicci che neanche a mia nonna darei tra le mani, a mostri sacri che costano uno sfacelo dei soldi e che sono rivolti ad un mercato di nicchia. Quindi oggi andiamo a vedere quello che secondo me invece è un ottimo tablet che si posiziona sulla fascia media, ovvero il nuovo Blackview Tab 18. Questo bestione con un display da 12 pollici, risoluzione 2K, e delle specifiche hardware che non sono affatto male per il prezzo a cui lo vendono, che è uno dei suoi punti di forza in assoluto, è un bel tablet che voglio mostrarvi perché secondo me è un dispositivo ottimo sia per l'intrattenimento, film, musica, serie TV, quello che volete, ma anche per la produttività, perché ha degli accessori dedicati addirittura che lo rendono molto versatile, oltre al fatto che ovviamente ci potete anche fare del retro gaming neanche tanto malaccio. Quindi bando alle ciance ragazzi, perché de roba come al solito ce n'è tanto da dire e la dovrò ridire per la seconda volta, mannaggia me! Iniziamo con la recensione. Sigla. Ok, Blackview Tab 18. Iniziamo l'unboxing. All'interno troviamo subito il nostro tablet con tanto di cover, ma questo lo vediamo tra poco. Poi cavetto USB da tipo C a tipo C per ricarica e trasferimento dati. Caricatore da 33 watt USB tipo C con presa italiana. Grazie a Dio non dobbiamo stare a mettere adattatori, a Dio solo sa che. E oltre a questo delle cuffie molto carine, USB tipo C, con tanto di microfono e controlli, perché il tablet ha anche la funzione di radio e usa le cuffie come antenna. Oltre a questo c'è il solito manualino multilingua, presente anche l'italiano, e come ultimo gadget la chiave per aprire il vano della micro SD e della SIM card. Bene, non c'è altro in confezione, passiamo a parlare del tablet. Innanzitutto parliamo del fatto che è presente una custodia in dotazione. È abbastanza raro ai giorni d'oggi trovarla in tablet anche di marca. Parlando invece del tablet, ci troviamo davanti a un ottimo prodotto, sia a livello strutturale che qualitativo. È bello compatto, pesante. Dimensioni contenute, perché parliamo di 277 mm per 173 di altezza per soltanto 8 mm di spessore. Tutte giustificate per via di questo immenso schermo da 12 pollici, 2K, risoluzione 1200x2000 pixel, diagonale poco meno di 18 noni, refresh rate 60 Hz, purtroppo per i videogiocatori non è il massimo, però per un
un'esperienza Android va più che bene, con un buon angolo di visione riuscite tranquillamente ad utilizzarlo o a vederlo in più persone contemporaneamente. Nella parte inferiore è presente l'ingresso per la ricarica, il trasferimento dati USB tipo C e ben 1, 2, 3 e 4 speaker per un'esperienza audio perfetta, soprattutto quando ci guardate i film. Nella parte superiore invece troviamo il bottone di accensione, spegnimento e standby con sensore delle impronte, i bottoni per abbassare e aumentare il volume e lo sportellino per inserire o due SIM oppure una SIM e una micro SD. Abbiamo inoltre una fotocamera frontale da 8 megapixel sensore Samsung e una fotocamera posteriore con flash da 16 megapixel. Esteticamente mi piace veramente tanto il fatto che sia così fino, il fatto che nonostante sia in plastica sia bella satinata e non si infuoca nemmeno perché ha un ottimo sistema di dissipazione del calore e che lo schermo occupa la maggior parte della scocca. Un minimo di bordi servono sempre perché sennò finireste per premerlo anche semplicemente appoggiando il palmo della mano. Se volete spendere qualcosina in più è presente anche la cover con la tastiera Bluetooth, cover con attacco magnetico, quindi non c'è pericolo che il tablet vi scappi via anche se lo inclinate o ci giocate un po'. Di ottima qualità, i tasti hanno un buon feedback, ci si riesce a scrivere molto velocemente perché come vedete non è nemmeno troppo stretta perché il tablet è bello lungo, quindi sono riusciti a metterci una tastiera molto capiente. Ha uno switch per accenderla o spegnerla e un cavetto USB tipo C per la ricarica. Come vi ho detto, è un dispositivo che si colloca sulla fascia media del mercato, ma che ha anche dei buoni componenti all'interno, perché abbiamo un processore octa-core MediaTek Helio G99 da 2.2 GHz, abbinato ad una Mali G57 MC2 da 950 MHz. Questo tipo di abbinamento lo troviamo appunto negli smartphone di fascia media. Non è eccelso, ma non se la cava nemmeno tanto male nel retro gaming, come vedremo tra poco. Come RAM abbiamo 12 più 12 giga perché è anche espandibile, LPDDR4X a basso consumo a 4266 MHz. Come memoria interna abbiamo 256 giga di UFS 2.1 fissa espandibile tramite la porta micro SD fino ad un altro terabyte, e un altro cavallo di battaglia di questo tablet è proprio la batteria, perché abbiamo un 8800 mAh con ricarica veloce da 33 W. Questa vi permette di fare circa 12 ore di utilizzo normale, utilizzata come un classico tablet, navigando su Android, vedendo i film, scaricando applicazioni, eccetera. Giocandoci, perché ho fatto la prova, scendete intorno alle 8-9 ore, dopo dipende sempre dal titolo. Come software abbiamo un Android 13 personalizzato dal loro sistema proprietario che si chiama DocOS P4.0. Di solito sono un po' scettico quando parliamo di personalizzazioni, ma vedremo che qui si sono inventati delle chicche niente male, ma ci arriviamo tra poco. E come connettività abbiamo Wi-Fi 2.4 5 GHz, Bluetooth 5.2 e 4G LTE, perché possono essere inserite fino a due SIM diverse. Oltre alle specifiche hardware, che non sono da sottovalutare, quello che mi è piaciuto di questo tablet è il fatto che per esempio ci sono degli accessori proprietari dedicati a lui. Vedi per esempio, come abbiamo visto prima, la tastiera Bluetooth con tanto di custodia, che voi direte sì, ma ne trovo 1000 su Amazon eccetera. Certo, ma non è assolutamente paragonabile a quelle universali per tablet che hanno anche integrata la custodia con più misure. Cioè sono proprio due mondi diversi, ragazzi. Un conto è un accessorio dedicato, un conto è un accessorio universale, oltre al fatto che questa è una delle tastiere Bluetooth migliori su cui io mi sia mai trovato a scrivere. Ma non è solo questo, perché oltre alla tastiera questo tablet supporta anche i pennini magnetici e ne ha uno suo ufficiale, il Blackview Magnetic S Pen Gen 2. Anche questo lo trovate su Amazon, costa circa una quarantina di euro. Purtroppo non ce l'ho e non l'ho potuto provare di persona, però il fatto che vi sblocchi la possibilità di scrivere delle note a mano libera, oppure magari per chi disegna o per chi prende appunti velocemente, di utilizzare la pennina al posto della tastiera, è un grosso incentivo a livello di produttività. Ok, dispositivo Android, sistema che ormai conosciamo benissimo, direte voi che cacchio ci vorrai far vedere su questa sezione? In parte vero, ma ci sono diversi aspetti che sono stati trattati con più attenzione e più rivolti a tablet rispetto che a cellulari. Abbiamo, come al solito,
il menu con tutte le varie applicazioni, ok, c'è qualche icona personalizzata, la barra di ricerca sopra e ovviamente la possibilità di scorrere tra più schermate. Possiamo creare delle cartelle che si aprono a tutto schermo, rinominarle e abbiamo la classica barra delle notifiche e delle scorciatoie di sistema. Ma le cose iniziano a cambiare quando si vanno ad aprire le applicazioni. Una volta all'interno di un'app apparirà una barra in basso, molto molto simile a quella di Windows, dove potete andare a personalizzare ed inserire le applicazioni che volete. E questo ci fa comodo per spostarci da un'app all'altra, migliorando molto l'esperienza utente rispetto a quella dei cellulari che ti costringe con la gesture a passare da una all'altra. Ovviamente con uno schermo così grande è presente anche lo split screen, possiamo regolarlo come vogliamo ed aprire anche più applicazioni alla volta. Oltre a tutte le applicazioni preinstallate di Google, diciamo che trovate già sul sistema, Chrome, YouTube, ma anche per esempio Google Keep che spesso dovete installarlo voi a mano, ci sono anche una serie di applicazioni proprietarie, diciamo così, del sistema, come per esempio Area di lavoro che ci permette di organizzare i file tra noi e altri colleghi. Quaderno in multidisciplina che ci permette di creare delle note sia scrivendo sia volendo disegnando anche col pennino, EasyShare che è molto simile a Google Drive e anche qualche altra applicazione di supporto sviluppata proprio da loro. E fin qui direte ok, è il classico dispositivo Android. Non proprio, perché la cosa bella avviene quando passiamo in modalità PC. In questa modalità il sistema diventa molto simile a Windows, cioè ci si muove a finestre e Martino, ci avrei da fare un attimo, scusate l'invasione. No, la telecamera, no, vieni su, porcaccia di quella brutta peste, sto registrando. Sì, le fusa, scusate, torno subito. Dicevamo, in questa modalità vi muovete esattamente come su Windows, potete, porca miseria, motino! Potete tranquillamente spostarvi e muovervi tra le finestre come se foste all'interno di Windows. Le applicazioni mano a mano si aggiungono sulla barra sotto, le potete richiamare dal pulsante Start, diciamo così, e se ci collegate una tastiera e volendo anche un mouse Bluetooth, vi trovate in una situazione molto molto simile a un PC portatile, ma a prezzi decisamente più abbordabili. Non è la prima volta che vedo personalizzazioni simili all'interno di un tablet, però qui devo dire che sono stati molto molto attenti alla modalità desktop, modalità che a me interessa moltissimo perché alla fine quando lo colleghi a una tastiera, anche non dico proprio la sua, ma magari una tastiera Bluetooth con un mouse Bluetooth, il fatto che ti puoi muovere con la navigazione delle finestre stile Windows dà una marcia in più a qualsiasi dispositivo rispetto alla navigazione Android, che quella invece è progettata per essere utilizzata con le dita. Sicuramente è un sistema che va comunque migliorato, ma ho visto che già negli ultimi mesi hanno rilasciato diversi aggiornamenti, quindi come per l'hardware, anche sotto questo aspetto software, la casa sembra che stia spingendo parecchio. Eh sì, hai tra le mani un aggeggio Android, vuoi non provarci un po' di retro gaming? E come fai a non provarcelo? Partendo dai nostri vecchi e amati titoli arcade, ovviamente lì non avete il minimo problema. Ormai lo sapete, l'hardware per far girare questo tipo di giochi è più che sufficiente. Ovviamente, trattandosi di uno schermo con proporzioni importanti in larghezza, vi troverete delle bande nere belle grosse ai lati. Quindi, o ci mettete i bezel, oppure non ci fate caso perché l'alternativa di metterlo a tutto schermo non ve la consiglio. Però c'è da dire che è un buon display IPS con dei bei colori molto luminoso, quindi riuscite a godervi comunque bene questi titoli arcade. Io ci ho giocato sia un po' con la sua tastiera Bluetooth e con il mio classico joypad Bluetooth dell'8BitDO. Ho notato un piccolo lag, qualche millisecondo in più, quando giocavo da tastiera, ma questo ci può stare perché non è progettata per questo tipo di cose. Però, a meno che non facciate giochi dove il tempismo è importante, alla fine riuscite a giocare più o meno con tutto. Certo, se invece mettete a giocare Guitar Hero, magari lì vi farà smadonna. Per tutto il resto, più o meno, ve la cavate bene anche con la tastiera. Una console che ci è andata molto bene è il Dreamcast, perché porta il giusto compromesso tra velocità e grafica, in questo caso
e ci ho giocato benissimo, mi sono trovato molto bene, non ha mai laggato, sono partiti perfettamente tutti i giochi che ci ho messo, non ho mai avuto nessun tipo di glitch. E stessa cosa anche per quanto riguarda ovviamente la PSP, che, viste le sue dimensioni, si streccia anche un po' meglio su schermi così larghi. È però con le console un pochino più potenti che inizia una bella altalena, diciamo. Ho iniziato, come al solito, perché sto stronzo, dal GameCube, facendoci girare i primi titoli e vedendo il framerate che era bassissimo, ho pensato subito: ok, non è una console che credo riesca ad emulare bene. Anche perché di solito vado per gradi. Uno dei primi titoli che ho provato è il classico F-Zero GX, che normalmente lo facciamo andare quasi al massimo framerate perché è un titolo velocissimo, ma in questo caso non era assolutamente così l'esperienza, anzi era molto molto lento. Ho finito a provarci i miei soliti titoli di benchmark, ormai arreso al fatto che non era adatta per il GameCube, e dando l'impasto Crash Nitro Kart invece mi ha girato benissimo. Non dico al massimo la fluidità, al massimo l'emulazione che abbia mai potuto vedere, però ha girato bene, il framerate era stabile, ci giocava benissimo. Provandoci anche Soul Calibur, anche lì picchiaduro frenetico, anche con parecchi effetti video, è andato fluido. E allora ho detto: ma come cazzo funziona sta affare? Il problema sta sempre lì, più che altro nel supporto delle librerie grafiche che ha il processore. Quindi per giocare bene al GameCube, purtroppo ci troviamo nella situazione in cui gioco per gioco dovete vedere se parte veloce o se parte lento, allora andate a cambiare le API, fate la prova, vedete la risoluzione, magari mettete un po' di frame skip, insomma dovete giocare molto nelle impostazioni. L'hardware per emulare il GameCube c'è, molto sotto, sta a voi andarlo a tirar fuori. Ovviamente discorso molto molto simile anche per quanto riguarda la Nintendo Wii. Qui servono un po' più risorse, ma bene o male il discorso è quello. Se dovessi paragonarlo ad un certo hardware, vi direi che è molto simile a quello della Retroid Pocket 3 Plus prima dell'ultimo aggiornamento, quel famoso aggiornamento che faceva andare più fluida la PlayStation 2, eccetera, ve lo ricorderete chi l'ha presa. Ma prima di quello vi toccava andare gioco per gioco a cambiare un po' le impostazioni. Ecco, a grandi linee per quanto riguarda il GameCube siamo lì. Discorso diverso per quanto riguarda invece la PlayStation 2. Perché Aether SX2 si riconferma un ottimo emulatore PlayStation 2 sotto Android. Sono sempre entrate le mosse al momento giusto, non hanno mai scattato, nessun lag, fluidità ottima. E anche quando ci ho caricato Dragon Ball Z, che stressa un po' la CPU questo titoletto, qui sono apparsi diversi glitch grafici, c'è stato un po' di tearing, quindi si è visto un po' che l'emulazione non era fluidissima, però sono riuscito a giocarci molto bene rispetto a quello che potevo aspettarmi. È andata ancora meglio giocando a GTA, ok, non ci saranno i peggio effetti, ma lì sapete che i caricamenti con le mappe e tutto sono a iosa. Io ogni volta che ci gioco cerco di investire chiunque per farmi inseguire da 1000 poliziotti, anche se guido una catapecchia, stavolta ho preso la D-Buggy, non so com'è possibile, e in tutto quel marasma decente comunque sia è andato bello fluido, e guardate che ne ho fatte esplodere le macchine della polizia, eh. Ovviamente alla fine ci ho provato il classico Need for Speed Most Wanted, e lì ragazzi spegnete tutto e lasciate perdere, perché non è assolutamente un titolo alla portata di questo tablet. Fino a quel tipo di emulazione non ci arriviamo, perché quello pesa veramente troppo, dovreste disattivare tutto e guidare con quattro ruote e un volante in bianco e nero, secondo me, forse se volete farlo gira bene. Quindi, per quanto riguarda l'emulazione, se siete un po' smanettoni, riuscite comunque a tirarci fuori dei buoni risultati. Parliamo un attimino anche dei giochi del Play Store, perché sono stati fatti diversi benchmark con questo tipo di processore, e per darvi alcuni numeri di esempio, Diablo Immortal gira a 30 fps, League of Legends a 60 molto fluidamente, Player Underground va dai 30 ai 40 in base al livello di dettaglio e di grafica che si seleziona, e anche Asphalt 9 si posiziona intorno ai 30 frame per secondo, quindi non è propriamente un tablet rivolto al gaming, però come passatempo o per il retro gaming alla fine va più che bene. Siamo arrivati a parlare del prezzo. Prima di tutto c'è una buona notizia, ovvero che lo trovate su Amazon. Quindi Amazon Prime,
spedizione veloce, possibilità di reso e soprattutto niente dazi doganali. Il prezzo su Amazon di questo Blackview Tab 18 è di circa $279, che alla fine, viste le prestazioni e visto quello che ci dà, è un prezzo giusto. Al solito, ragazzi, guardate anche in descrizione perché potrebbe esserci un codice coupon che vi fa spendere anche qualcosina di meno. Il motivo per cui vi ho portato proprio lui è perché secondo me come prezzo ci stiamo, perché non è troppo alto come quelli che costano 700-800 euro sia gli iPad ma anche tranquillamente quelli della Samsung col pennino integrato eccetera, che costano un botto, che sono rivolti ad un mercato di nicchia, perché quelli se te li compri senza pensare alla produttività, cioè se non ti servono proprio per lavoro o cachi sordi oppure ci hai capito poco. E non è bassissimo come quelle ciofeche che vi tirano a 100-150 euro, che poi li vai a accendere e te spaventi. Oppure quando apri internet e ti parte l'audio del modem a 56k che cerca la connessione. Ma a parte questo, ve l'ho voluto portare perché il mercato dei tablet mi è sempre stato un po' a cuore, perché appunto è uno dei dispositivi che più mi è piaciuto quando è uscito. Io fui uno dei primi a comprarlo, addirittura non comprai l'iPad perché io e l'Apple proprio due mondi separati. Mi comprai un Acer, che non mi ricordo il nome, che era da 10 pollici, una sleppa così, così dei bordi, che montava Android Honeycomb. Sto cazzo di sistema operativo non l'ha visto nessuno, sarebbe Android 3, e Android 3 era nato unicamente per i tablet. Quindi se l'avete visto è perché anche voi probabilmente avete comprato quel dannatissimo tablet, perché è l'unico sistema Android che abbiano mai sviluppato per tablet. È durato un'edizione, poi è scomparso. È praticamente il Windows Vista, anzi no, forse il Windows ME Millennium Edition di Microsoft. A livello di paragone, non potete capire quanto mi sono dannato l'anima dietro a quel tablet per aspettare l'aggiornamento dell'Acer e tutto quello che cavolo vi pare. Però per gente per esempio come me, che deve girare per clienti, che deve avere subito qualcosa tra le mani veloce da mostrare, alla più brutta modificare qualcosa sul posto, questo tipo di dispositivi sono perfetti, volti alla produttività, anche perché ormai la maggior parte degli acquirenti di questo mercato sono appunto, che ne so, gli agenti, i commerciali, chi va in giro a prendere gli ordini, chi va per clienti a mostrare i prodotti, i programmatori, gli sviluppatori. Però non è detto che non potete utilizzarli anche come dispositivi multimediali da casa. Quando tu te vuoi vedere una cosa sul televisore, tu moglie, la compagna tua se ne vuole vedere un'altra, tipo vedi La mia vita, tu te metti avanti al televisore e lei se prende il tablet. No, succede il contrario, però vabbè, avete capito. Finché ce l'avete in casa è più comodo dell'utilizzo di un cellulare, non a livello di interattività. Ormai, viste le interfacce, con un pollice riusciamo a muovere tutto, però è più comodo proprio a livello visivo. Immaginatevi quando andate, che ne so, su Booking, che dovete vedere un hotel o vederli tutti quanti nella zona, eccetera, su un display del genere è tutt'altra esperienza rispetto a quello di un cellulare. E in questo Tab 18 secondo me ci hanno investito molto, dandocelo a un prezzo abbordabile, dandoci una bella serie di accessori che possono o non possono servire in base all'utenza, personalizzando il software con delle scelte intelligenti per quanto riguarda l'utilizzo di questo tipo di dispositivi. E guardate che io di solito sono un amante dell'Android stock, tant'è che ormai sono anni che come cellulare utilizzo soltanto i Pixel, addirittura prima c'avevo il Nexus, per chi se lo ricorda. Bene ragazzi, per questo video è tutto, è la seconda volta che ve lo dico, ma voi non lo sapete, guarda, vorrei tanto pubblicare il video senza audio solo per farci quattro risate, ma bestemmierei dalla mattina alla sera dovendo rivederlo. Spero vi sia piaciuto questo tablet e che ci sia magari qualcuno tra di voi a cui possa far comodo questo tipo di dispositivi, che secondo me sono ancora un ottimo prodotto da non far morire possibilmente. E ci vediamo alla prossima, e non so se farvelo vedere in anteprima, no, vi faccio stare un pochino sulle spine, ma è una bella chicca, non è la Retroid Pocket 4 perché sto ancora aspettando, ho aggiornato sui post, me l'hanno inviata ieri, quindi non arriverà prima dei 10 giorni, come ci vorranno altrettanti per provarla e tutto quanto, per fare la recensione, quindi ciao, minimo metà febbraio. Comunque, non è la Retroid Pocket 4, ma ci è arrivata una bella sberla da far vedere sul canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.